Buongiorno e benvenuti. Oggi è sabato e come ogni buon sabato che si rispetti, noi siamo in giro. Là c'è la Bertolini dietro la Frida che vi saluta. Stanotte abbiamo dormito in questa azienda che produce vino nell'Oltrepò Pavese. Bellissima stanotte. Questo è il parcheggio dove abbiamo dormito. Qui c'è tutto quello che può servire. C'è anche il bagno, c'è la corrente elettrica e siamo in mezzo ai vigneti dell'Oltrepò Pavese. Quella costruzione alle spalle della Frida è l'acetaia. Vi faccio salutare anche dalla Bertolini che si è appena svegliata. Si vede? Allora, se venite qui avete tutto gratuito, vi potete attaccare anche alla corrente a 2 euro. Là c'è un tabellone esemplificativo. Venite. Qui c'è una cassettina, una buca delle lettere, quando, al vostro arrivo prendete la cartolina che c'è lì dentro, qui c'è la mappa del posto e potete scegliere uno dei posti qui a disposizione. Ieri sera era piovuto, quindi questi qui erano praticamente quasi inagibili perché c'era la mota. E qui ci sono delle passeggiate che potete fare, questa di 7 km che è quella che faremo noi ora. E poi ce n'è una più piccola di 5. Qua su in cima c'è anche una panchina gigante. La panchina gigante, questa che c'è qui, non fa parte del circuito delle big bench, però sicuramente ci sarà una bellissima vista e noi andremo a vedere. Avete a disposizione anche il bagno con le docce e ieri sera la signora ci ha offerto anche una degustazione gratuita che poi noi non abbiamo fatto, però abbiamo comprato dei vini prezzi. Allora, siamo pronti per la passeggiata, anzi ci siamo già incamminati. 7 chilometri, la giornata non è delle migliori, però per passeggiare va benissimo perché non c'è il sole. Qui dall'alto si possono vedere vigneti a perdita d'occhio. Io sono sempre stato affascinato in giro per l'Italia da queste edicole, si chiamano edicole ma sono altarini alla Madonna e i vari santi che ci sono, e sono disparate in giro per l'Italia, per le campagne, e questa qui mi piaceva, la faccio vedere. Comunque siamo a Bosnasco, con questo nome strano, nell'Oltrepò Pavese. E come vi dicevo prima, vigne a perdita d'occhio. Abbiamo trovato l'indicazione panchina panoramica 50 metri, andiamo. Bertolini è già là davanti a noi, come sempre. Questa bella panchinona grossa rossa è la panchina panoramica di questo posto qua. È stata costruita da un'iniziativa di privati, infatti non è della solita forma di quelle delle big bench, però posto merita. Adesso vi faccio vedere il panorama. Berto, c'è il panorama a 360 gradi, vigne e paesini, laggiù si vede oltre. Sa bene dove, ma oltre. Hanno messo anche i pastelli come in Piemonte, colorati a capofila delle vigne. Laggiù c'è le rotoballe e poi c'è vigne a perdita d'occhio. Invece girando dall'altra parte, tenendo come punto fermo la Bertolini, vigne ancora a perdita d'occhio. Sempre vista fino oltre. Che poi mi domando, quel pezzo lì di campo senza vigne in mezzo a tutti i vigneti a cosa servirà? Chissà. Abbiamo cambiato versante, ma il panorama non cambia. Vigne a perdita d'occhio, eccole qua. Lassù c'è anche questa specie di maniero, di castello, con tutte le vigne sotto, bellissimo, veramente un po' una zona d'Italia che non conoscevo, ma è veramente veramente bella. Noi siamo parcheggiati precisamente là davanti, in quella fattoria che vedete sopra il vigneto. Si intravede anche la piccola Frida da qua,
e quindi facciamo questo percorso anello che è 7 km. Per adesso si sta benissimo perché il tempo è così tranquillo, non c'è troppo caldo, non c'è troppo freddo, si sta. Non ci sono macchine, credo che la strada sia anche chiusa alle macchine, quindi siamo più o meno alla metà del nostro giro di 7 km. Siamo tra le vigne e il grano, ma la cosa spettacolare sono ancora tutti questi papaveri rossi che sono in mezzo al grano. Quest'anno papaveri ce ne sono stati veramente, ma veramente un'esagerazione. Erano anni che non ricordavo così tanti papaveri. Abbiamo fatto questa camminata di 7 km abbondanti e siamo poi ritornati dove abbiamo dormito ieri sera. Passeggiata meravigliosa, consigliatissima, facilissima, tutta su strada, quindi l'unica cosa sconsigliata in periodo estivo sotto il sole cocente. Noi oggi era una giornata nuvolosa, quindi abbiamo camminato bene, la vista è meravigliosa. Buongiorno, oggi è domenica, stanotte abbiamo dormito qui in questo giardino di questa azienda agricola, immersi nel verde, abbiamo dormito alla grandissima. Lì dietro le mie spalle vedete la Bertolini che si sta preparando. Buongiorno, capelli dritti. Questa azienda agricola produce vino biologico e biodinamico, è un viticoltore indipendente. Abbiamo avuto un rosso di Croatina, che Croatina è la specie autoctona di vitigno che c'è in queste zone. Buonissimo. Veramente ottimo, uno dei più buoni vini che abbiamo bevuto ultimamente. Veramente, veramente top. E questa è la vista che abbiamo. Vigne, vigne, vigne e vigne. Uno spettacolo. Stiamo andando alla panchina gigante di Montalto Pavese. Nel frattempo, lungo la strada, c'è questo spettacolo col parapendio. Ecco, ecco, ecco che si sta alzando. Eccoli, si stanno alzando, almeno ci provano. Probabilmente è una scuola. Sì. Siamo arrivati in località Costa del Vento, comune di Montalto Pavese, credo. Stiamo andando a vedere una panchina gigante, gialla, mi ha detto la Bertolini. Questa è la cappellina della Madonna del Vento. E questo è il panorama sulla vallata e sui vigneti. E questo è il panorama dall'altra parte, sentirete anche il vento dietro questo bellissimo cespuglio di ginestre fiorite e profumatissime. Siamo arrivati in mezzo a questa vigna con una vista strepitosa, che come la vigna dei Pastelli in Piemonte anche qui hanno messo i pali capofilare colorati come le matite, quindi c'è quello verde, quello rosso, quello bianco e via. La vista è strepitosa, eh? Quindi iniziamo la nostra salita verso questa bellissima panchina sul Monte del Vento, qualcosa del genere. Cade il vento. Non stai attento, stai attento. Vabbè, vediamo in cima, eh. Siamo arrivati al primo indizio. Secondo me la panchina è gialla, vero Bertolini? Ecco che anche la Bertolini arriva in bicicletta. Bellezza in bicicletta. Eccola qua. Tac. Bertolini, classico esempio di Bertolini su bicicletta gialla.
Siamo arrivati alla panchina gigante numero 161 del circuito Big Bench. Una delle nostre grandi passioni, mia e della Bertolini, è quella di andare in giro alla ricerca di queste panchine giganti. La Bertolini è già in cima, eccola là, tac, è arrivata, ha vinto. Questa è veramente bella, gialla, con dietro le ginestre gialle. Bello di queste panchine è il posto dove sono queste, perché è sempre una vista panoramica. Questa qui è veramente a 360 gradi. È un po' come tornare bambini. Siamo arrivati a Mornicolosana senza doppie. Abbiamo parcheggiato la Frida nella piazza centrale sotto il municipio. Da una parte c'è il municipio, da una parte c'è la chiesa. Sembra di essere a Brescello con Peppone e Don Camillo. È un bellissimo castello. La Bertolini ha detto che c'è un bellissimo castello. Stiamo andando a vedere un'altra panchina gigante, che è una delle nostre passioni. Poi dopo vi racconto che abbiamo conosciuto il signor Gianni. Voi prendetela per buona, poi dopo vi racconto. Siamo arrivati alla panchina numero 198 di Mornico. 198 vuol dire che è abbastanza nuova. La Bertolini è già sopra, eccola lì, tac! Sprezzante del calore di oggi in mezzo alle vigne. Non si può dire che non sia in mezzo alle vigne, eccole qua, ci sono anche i papaveri in mezzo alle vigne. Prima c'è questa rocca che è qualcosa di meraviglioso, privata ovviamente perché c'è il cancello con scritto attenti al cane. Rocca top, vero, ce n'è tanti qua. Erano tutti residenze private. Allora vi raccontiamo, eravamo a mangiare sulla Frida, ci siamo messi un po' distaccati dal parcheggio perché ci avevano detto che sarebbero arrivati 70 motociclisti. Là ci ha messo un pochino defilato. Ma a un certo punto vediamo passare un furgoncino che sale nella strada privata. Dopodiché scende e si ferma. E conosciamo il signor Gianni. Il signor Gianni è simpaticissimo, un ometto tutto alla moda, sarà avuto più di 70 anni sicuro. Si è messo lì a raccontarci tutto quello che doveva raccontarci. Non abbiamo ripreso, perché ovviamente non è che puoi sparare la telecamera in faccia a una persona che non conosci. Si è innamorato della nostra Van Frida. Ha detto che è bellissima, ha detto che la vuole anche lui. E che anche se c'è un po' l'arterio. C'è un po' l'arterio come me, infatti. E vabbè, comunque ora eravamo lì che stavamo facendo il caffè, si è bevuto il caffè insieme a noi e poi vabbè, ci siamo salutati, ciao ciao, ci ha detto venite, se ritornate, passate di qua, venitemi a trovare, la mia casa è quella con i leoni. Se non che partiamo e ce lo vediamo arrivare che spanava e suona, ci fermiamo di soppiatto, scende e ci regala un quadro double face fatto da lui, con una parte l'autunno e con quell'altra l'estate. Fantastico, adesso poi lo metteremo sulla piccola Frida. Grande Gianni, grande Gianni. Gli incontri che ti regalano sempre qualcosa.